Ebbene amici, è giunto il momento tanto atteso. Siamo in diretta su Studio 90 Italia alle 12:12. Se volevo farla apposta non riuscivo. E sono qui con lo chef di oggi, che è anche il direttore. Stiamo parlando di un posto veramente dove si mangia benissimo, al Rinascimento, che si trova a Catania in via Glauco 3-5. E sto parlando, proprio abbiamo qui il signor Alfonso. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Benvenuto su Studio 90 Italia. Grazie. Pensate, lui da 47 anni fa questo lavoro, mi diceva fuori diretta, perché noi chiacchieriamo fuori diretta, oltre che mangiare, ovviamente. È vero, 47 anni? 47 anni quest'anno faccio. 47 anni di cucina, di carriera. E mi diceva prima che quello che ha portato oggi, cioè il... Cosa abbiamo di buono oggi? Risotto reale. Il risotto reale è una pietanza forte del ristorante al Rinascimento. Ecco, sì. Partiamo con la base subito della ricetta, Jackie. Andiamo con la ricetta, così ci mettiamo a nostro agio e siamo pronti, perché il signor Alfonso... Allora, io l'assaggio in diretta intanto. Bontà. Buonissimo. Io ogni giorno praticamente mangio, e questo è veramente molto... Poi è caldissimo, perché praticamente il signor Alfonso cosa ha fatto oggi? Ha preparato il risotto al forno, che non è proprio risotto, sì, non è il risotto al forno, no. No, io non lo so che cos'è, adesso me lo spiega. Risotto reale si chiama. Sì. Ok. Ha preparato questo risotto reale e l'ha portato direttamente da noi in studio. Come si realizza questo risotto reale, visto che è la pietanza forte del Rinascimento? Sì, perché è una ricetta molto antica. Abbiamo la cipolletta fresca. Sì, amiche, mi raccomando, appunti. Allora, cipolletta fresca, bacon affumicato, burro, gamberetti sgusciati freschi. Sì. Spinaci. Sì. Riso naturalmente. Una pizzicata di pomodoro. Una pizzicata di panna e parmigiano. Perfetto. Come si prepara? Allora, preparazione. Attenzione, attenzione. Iniziamo con la cipolletta fresca con il bacon. Sì. Facciamo rosolare il bacon. Allora, burro, cipolletta fresca e bacon. Ok, tutto insieme. Assieme, e si fa rosolare. E si fa rosolare. Ok. Dopo... Dopodiché, quando sono rosolati, mettiamo i gamberetti sgusciati. Sì. Gamberetti freschi. Dopodiché, facendo rosolare anche i gamberetti, metteremo il riso. Ok, quindi tutto insieme. Sì. Ok. Poi il riso viene mescolato con una pizzicata di pomodoro. Sì. E, allora, pomodoro. E lo facciamo rosolare. Poi noi mettiamo... naturalmente l'acqua delle cozze, che danno ancora un gusto più buono, perché naturalmente il riso si deve amalgamare bene. Sì. Dopodiché in ultimo mettiamo i spinaci. Dopodiché, dopo gli spinaci, mettiamo la panna, e il tutto in ultimo sempre, quando quindi già alla è fine rosolato. Quando è tutto pronto e rosolato, aggiungete la panna. Sì. Quanto ce ne vuole? Un pizzico, quanto basta per quando... E poi in ultimo il parmigiano. Perfetto. Mi raccomando, sempre in ultimo il parmigiano. Quello, non metterlo prima, perché potrebbe diventare troppo salato. Quindi seguite i consigli del signor Alfonso, perché vi assicuro che ha molta, molta esperienza. E poi il piatto è pronto praticamente. Sì, poi si fa pronto. Cuocere giustamente ed è pronto. Quindi questo risotto reale si prepara così, però vi suggerisco anche di provarlo ovviamente al Rinascimento, che si trova appunto a Catania in via Glauco 3-5. Troverete il signor Alfonso. Qual è il piatto forte del Rinascimento, oltre che il risotto reale? Abbiamo tutti gli antipasti, tanti antipasti da servire. Ma poi abbiamo tutti i classici primi: spaghetti con i ricci, spaghetti alle vongole, risotto alla pescatora, allo scoglio, l'ingredito allo scoglio. Tutto quello che volete lo trovate praticamente. Sì, sì, di tutto. Abbiamo tutti una serie di primi abbastanza... che i nostri clienti già conoscono abbastanza bene. È vero, è vero. Tra l'altro io conosco il Rinascimento, molta gente è andata a trovare il signor Alfonso, perché è stato anche sì. Ovviamente nostro partner, e devo grazie dire si sono trovati molto bene. Abbiamo avuto una fusta di persone. Questo mi fa piacere, ci fa molto vogliamo piacere. Vogliamo il menù della radio. Ecco. Allora, signor Alfonso, io la ringrazio. Tra l'altro oggi è una giornata molto importante, mi raccontava il signor Alfonso prima. Ci facciamo poi i fatti suoi. Grazie. Perché è una giornata importante oggi? Oggi è il compleanno di mia moglie. Ecco, le facciamo tantissimi auguri. Come si chiama sua moglie? Melina. Quindi sappiamo che la signora Melina ci sta ascoltando, quindi le facciamo tantissimi auguri, e le fa lei, soprattutto con una canzone meravigliosa. La canzone
del signor Alfonso e di sua moglie, una bellissima famiglia, mi raccontava fuori diretta, e quindi noi la salutiamo, le facciamo tanti auguri e il signor Alfonso le dedica una canzone che è Una ronda sul mare. Torniamo noi tra poco, grazie signor Alfonso, e grazie un bacione a, voi, a sua moglie, e complimenti per il suo lavoro, ma soprattutto anche per la sua, per il suo animo e per la sua famiglia, perché mi raccontava di cose che purtroppo oggi si sentono poco ed è bellissimo quando è così. Grazie mille, al ristorante al Rinascimento, andatevi a trovare, Catania, via Glauco 3-5, una rotonda sul mare. Ciao Melina, auguri, buon compleanno. Grazie.